Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Rosalinda e oggi nuovo video Let's Talk. Oggi voglio andarvi a parlare dei 5 messaggi subliminali nei film, nei cartoni animati Disney. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video e adesso possiamo cominciare subito. Siete pronti per scoprire alcuni dei messaggi subliminali nei cartoni animati Disney? Nei decenni, tanti appassionati, molti fan di questi cartoni animati hanno studiato bene alcune scene, insomma, queste opere d'arte, così da trovare dei messaggi nascosti, dei messaggi che possono sembrare appunto inosservati a prima vista, ma dopo un attento occhio si può vedere qualcosa di particolare. Oggi quindi vi presenterò alcuni dei messaggi subliminali nei cartoni animati Disney. Cominciamo con Aladdin, Aladino, la storia di un ladro che si innamora perdutamente della principessa Jasmine. Ma anche I giorni nostri è un film molto amato, tanto amato, ma nonostante questo ci sta una scena che è un po' controversa nel film. Infatti, mentre Aladino si trova nella stanza di Jasmine e la sta aspettando, in realtà arriva la tigre di Jasmine e lui non se l'aspettava minimamente e si spaventa da ciò. Così lui dice una battuta che è sembrata alquanto controversa. Ve la faccio vedere direttamente. Quello che dice in questa scena Aladdin sarebbe appunto: "Good kitty, take off, scat, go." Ovvero, fai la brava tigre, smamma via. Quello invece che molti hanno sentito invece è: "Good teenagers, take off your clothes." Sentite, voi cosa ne pensate? Il prossimo cartone animato di cui voglio parlarvi è Cars, ovvero la storia di Lightning McQueen che si trova in un mondo fatto pieno di macchine, di tante macchine antropomorfe, tanto che il pubblico è rimasto scioccato da come gli animatori hanno reso questo mondo così vicino alla realtà. Infatti, in una scena nel quale stanno guidando verso la California, si vede un cartello pubblicitario al fondo della strada, nel quale c'è scritto: "Top down, truck stop, convertible waitress." Dove tutte le cameriere sono, beh, come dire, scambiabili. Anche se è un film per bambini, loro hanno comunque deciso di aggiungere del sano realismo adulto. Il prossimo cartone animato di cui voglio parlarvi è The Rescuers, o Le avventure di Bianca e Bernie. Questo è un film che è stato rilasciato nel 1977 e ci ha introdotto a The Rescue Society, che era un'organizzazione che lavorava a New York e aiutava tutte le vittime di rapimento in giro per il mondo. Questo problema però era estremamente politico, infatti Walter Disney stesso nel 1960 ha dovuto ritardare il suo sviluppo proprio per questo. Però, a parte queste controversie, dopo i 38 minuti del film c'è una scena in particolare nel quale si vede Bianca e Bernie che sono all'interno di una scatola per sardine e volano al di sopra di un uccello e si vedono come sfondo tanti edifici e tante finestre in questi edifici, ma in una di queste finestre si vede appunto l'immagine di una donna in topless. La Disney ha detto che appunto questa è stata una scena che è stata modificata successivamente, quindi nell'originale non c'era, è stata modificata successivamente quando poi è stato rilasciato il cartone animato in videocassette.
Il Re Leone. Quando l'originale Re Leone fu rilasciato nel 1994, il mondo fu introdotto alla savanna africana. Questa è la storia di un leoncino Simba che, una volta che cresce, vuole riprendersi il trono dal suo cattivo zio Scar. Ma alla metà del film c'è una scena nel quale si legge una parola un po' sorprendente nel cielo. Infatti abbiamo Simba che è seduto su una roccia e si lascia cadere per terra, elevando così un mucchio di lettere che formano appunto una parola. Was it something I said? Voi cosa pensate che voglia dire? Uno degli animatori coinvolti ha dichiarato che sì, ci sarebbero dovute stare delle lettere, ma che dovevano rappresentare S, F, X. Ma in molti pensano in realtà che la F sostituisca in realtà la E. La Sirenetta, basato sulle favole di Anderson, fu rilasciato nel 1989. Viene visto dagli storici del cinema come il film che ha rinvigorito l'animazione di disegno degli studios. Anche se sembra che abbia evitato messaggi segreti, in una scena in particolare, quando Eric e Vanessa vengono sposati, c'è il vescovo che appunto gli sposa e sembra che gli piaccia un po' troppo la sua responsabilità. Infatti c'è una strana protuberanza che si vede e questa, infatti, gli animatori hanno detto che dovrebbe essere stato il ginocchio, anche se questa scusa non aveva convinto tutti in realtà. Infatti, nei rilasci più recenti, questa protuberanza, questo oggetto, è stato rieditato così da salvare le giovani menti. Voi invece che cosa ne pensate? E niente ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e che questi messaggi subliminali vi siano piaciuti, vi abbiano divertito, insomma. E io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!